giornata è la nostra tela bianca. Per un attimo saremo vittori. Ce ne sono alcune per le quali vorremmo vivere per sempre, altre per le quali vorremmo lasciar tutto. Altre volte lasceremo che la monotonia ci corra di colori. Lasceremo che ci mangi il tempo e daremo colpa alla noia. Ma la noia non esiste. Esiste solo la pigrizia. E poi chi ce lo fa fare di dipingere sempre lo stesso quadro, usando sempre gli stessi colori? Spesso vengono sprecate così. Altre, invece, lasciate a metà perché si è avuto troppa fretta nel concludere, non sapendo da dove iniziare. Molte rimarranno inconcluse perché l'incertezza ci legherà i polsi, togliendoci ogni possibilità di pensare o agire. E aspetteremo che passi. Mentre la rabbia non conosce pazienza, e staremo a guardare tutto prendere fuoco. Fanculo. Basiti nelle quali vorremmo entrare per l'ultima volta, se solo nei musei non ci fossero gli allarmi. Certe giornate le si dipinge delineando ogni minimo particolare, stando attenti a rendere omogeneo il colore, regolandoci così chiarezza e ricordo preciso di ogni momento. Altre invece nascondono una semplicità minimale dietro ad astrattismi che il più delle volte aiutano solo a confonderci le idee, ma che in fondo hanno sempre un significato profondo. E da queste partiamo per cercare la verità. Non vi siete mai chiesti perché entriamo nei musei? Perché ci cerchiamo nei quadri e nelle sculture? Perché noi siamo arte. Noi siamo artisti. Thank you.